Ma portiamola a casa. Sì? Sì, sì. È la cosa migliore. Certo, certo. Ok, ma forse dovremmo chiedere a lei. Chiediamoglielo. Fallo tu. Amore, amore. Sì. Torniamo a casa? Possiamo. Niente ce lo impedisce. Lo possiamo fare. Vuoi tornare a casa, Pepi? No. No? No, non voglio tornare. Ecco, vista? Di lei mi occupo io. Ah, sì? Esatto, sì. Ah, ti occupi di lei? È così che si fa? Okay, così okay, ti okay, occupi aspetta. Di lei? In questo modo ti occupi di lei? Ma da come parli, Robin? Io parlo come voglio. Certo. Senti, Nip, non ho alcuna intenzione di restarmene qui a guardarti. Basta! Adesso mi hai rotto. Ah, sì? Sì? Mi sono scocciata di sentirvi. Perché devo risolvere i cazzi degli altri? Giusto, amore. Tu stasera salirai su quel palco. Io ne ho abbastanza di te, Robin. E io di te? Non mi... Ascolta, Nip, quest'uomo non ti merita, ok? Non ti merita, non ti ha mai meritata. Ehi, senti, senti, senti. Discorso chiuso. Chiuso, Robin. Basta. E tuo padre è in ospedale. Cosa? Papà? Sì, sì. È in ospedale. Sì, amore. Te lo avrei detto. Te lo avrei detto dopo il concerto. Dopo il concerto. Sì, ma certo. Mi sono rotta di voi. Mi sono rotta. Sì. Sì. Rob? Rob? Whitney. Ehi. Ciao. Ciao, papà. Ci potresti lasciare soli? Ok. Ah, vedrai che uscirò da questo posto tra un giorno o due. No. No. No, te lo diranno i medici quando potrai. Avrai le migliori cure del mondo, papà. Non posso stare troppo qui dentro. Devo badare agli affari. E invece no. Non devi più. Gestisce tutto Pat ora. Tu pensa solo a riposare e a riprenderti. Di che stai parlando, Pat? È tutto ok. È la mia manager ora. Sei diventata matta, ragazza. Quello che pensa ad ogni cosa sono io. Da quando sei nata, con chi rimanevi quando tua madre se ne andava in giro a fare i suoi tour? Chi ti cambiava i pannolini? Io. Perciò nessuno mi porterà via un cazzo. È fatta. È finita. Sì, e tutti quei milioni che hai speso, che hai buttato. Con Bobby, e le cause, e gli avvocati, e i jet privati. Papà, ho pagato tutto con i miei soldi. Io non cambio idea. È tutto deciso. Beh, allora sarà meglio che ti trovi un bravo avvocato. Hai papà, capito? Papà. Perché voglio dal primo all'ultimo centesimo dei soldi che mi devi. Ma quali soldi? La mia parte. Per quel contratto che io ho negoziato per te con la Arista. Sono stato io a trattare. Io me ne sono occupato. Sì, come ti occupi della tua nuova moglie chiedendo dei soldi a me? Sono 100 milioni di dollari. No. Io non li ho 100 milioni. Mi pagano per ogni nuovo album e io non ne ho più pubblicati. E dei soldi che avevo è rimasto ben poco. Mi hai davvero deluso, papà. E adesso mi spezzi il cuore. Lo so che tu e Bobby li nascondete. Devi darmi i miei soldi, principessa. No, no. Non sono la tua principessa, non sono più la tua principessa. Davvero? Non più. Davvero? Thank you.